a tutti ragazzi e ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Mira Insight. Oggi ragazzi, top 3 e flop 3 dell'anno 2021 del Milan. Per correttezza vi preannuncio che non ci saranno giocatori che hanno giocato con noi metà stagione. Per intenderci i vari Meite, Giroud, Balotelli, compagnia cantante. Valuterò solo giocatori che hanno giocato l'anno intero con noi e stileremo questa classifica dei top 3, dei flop 3, dove non c'è assolutamente cattiveria in quelli negativi, è solo un'analisi obiettiva e niente. Prima di cominciare però ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, siamo dappertutto, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, dappertutto, TikTok, tutto facciamo. Il mio personale di Instagram e il canale e il sito internet www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, cominciamo dalla flop 3. Flop 3 che vede al terzo posto un nome un po' a sorpresa, ma chiaramente vi darò le spiegazioni per le mie scelte. Poi scrivete nei commenti se siete d'accordo oppure magari vedevate altri nomi. Al terzo posto nella flop 3, flop è un po' pesante però, ci metto Ismaël Bennacer. Potrei sollevare delle critiche con questa scelta, ma vi spiego rapidamente il mio di ragionamento. Bennacer, dopo un 2020 fatto in maniera in crescita, fatto in crescita direi anche esponenziale rispetto al 2019, nel 2021 non ha mantenuto le promesse, non ha compiuto ad oggi quello step per diventare un ottimo giocatore. Ad oggi è solo un buon giocatore, non ha fatto quello step che serve per migliorarsi ulteriormente, addirittura ha perso il posto da titolare e tant'è, questa è la motivazione per cui finisce al terzo posto della flop 3. Il secondo posto purtroppo è occupato da un giocatore che a livello gerarchico all'interno della squadra ha un ruolo importante perché porta la fascia di capitano e stiamo parlando di Romagnoli. Per lui ci sono un po' di analogie nel discorso con Bennacer, nel senso che anche lui, ma questo ormai da anni, anche da lui ci si aspettava quello step che lo avrebbe portato da buon difensore a ottimo difensore. Paradossalmente, rispetto a Bennacer, che è rimasto sui livelli dell'anno scorso, lui addirittura forse è andato addirittura indietro. Perché? Perché ha perso il posto da titolare già di inizio anno, non l'ha praticamente mai più recuperato se non nelle ultime partite per l'infortunio di Kier, e nel complesso, sia pure alternando qualche buona prestazione ad altre maggiori numericamente, dove non ha fatto benissimo, ripeto, ha compiuto addirittura un passo indietro. Anche nelle partite dove teoricamente non commetteva errori grossolani, c'era sempre, a differenza del compagno di reparto che fosse Tomori o che fosse Kier, c'era sempre un'azione all'interno della partita in cui sbagliava clamorosamente, creando occasioni per la squadra avversaria. Mi dispiace, però questo è il mio secondo posto della flop 3.
Primo posto della flop trap, mi dispiace perché pur sapendo che ci sono determinati giocatori dai quali ti puoi aspettare determinate cose, sì e no, da lui mi sarei aspettato nell'arco della sua esperienza del Milan, milanista in generale, mi sarei aspettato di più. Ed oggettivamente, mentre nel 2020, post lockdown, qualche prestazione l'aveva anche indovinata, nel 2021 ha giocato ancora di meno nella seconda parte e ha giocato male in generale, a parte forse un paio di partite ultimamente. Sto parlando di Samu Castiglico, per il quale chiaramente mi dispiace tutto ciò che accadde negli ultimi giorni di mercato. Io fui contentissimo quando nella partita col Verona, diciamo, decise la partita per la con il gol, con l'azione che portò all'autogol della vittoria. Pure a Udine è entrato bene, ha messo in mezzo quel pallone per il pareggio di Ibra, però nel generale poco poco altro. Mi dispiace. Probabilmente a gennaio terminerà la sua esperienza a Milan. Questa è, ripeto, non c'è nessuna cattiveria, ma solo un giudizio obiettivo. Passiamo ai top 3. Top 3 che vedono al terzo posto il vice capitano di questa stagione, che è Davide Calabria. Calabria che si è giocato il terzo posto con Teo e alla fine l'ha vinta lui perché nell'arco dell'anno è stato più continuo. Seppur Teo balzi più agli onori della cronaca perché segna di più, perché fa più assist, è anche vero che ultimamente, prima del gol con l'Empoli, ha attraversato un periodo negativo dal punto di vista delle prestazioni. E ancora di più in generale ha dei momenti di pausa che di solito Calabria non ha. Quindi l'ho preferito per continuità, l'ho preferito per l'attaccamento, l'ho preferito per il rinnovo, l'ho preferito perché è stato in generale per continuità migliore rispetto a te. Secondo posto di questa top 3, un giocatore che mi farà male veder partire. Se partirà, ma sembra sarà così. Un giocatore che però, a parte una seconda, ma nemmeno tutta, a parte qualche partita fatta male nella seconda metà, però in generale è stato determinante, fondamentale per questo 2021, che è Frank Kessié. Un giocatore di un'intelligenza tattica sviluppatissima, autore dei due gol della partita decisiva contro l'Atalanta per il ritorno in Champions, ma ancor più in generale e ancor più nel complesso partite una migliore dell'altra. Sì, non ha ci sono state più partite nella seconda parte dove non nella seconda metà del 2021 dove non ha reso, però credo che lì entri in gioco una componente psicologica, mentale legata alla questione rinnovo. Io spero tanto possa ancora rinnovare, le possibilità sono poche, però insomma, se non dovesse essere così, perderemo un gran giocatore. Primo posto di questa top 3, ragazzi, un giocatore, un uomo che ha poco se non niente da imparare dagli altri nel mondo del calcio, giocatore che è andato migliorando con gli anni, come il vino, più invecchia più è buono, e poi a livello umano, che dire, abbiamo tutti negli occhi ciò che è successo quest'estate. Sto parlando di Simon Kjær,
Ragazzi, non voglio fare della retorica con ciò che è successo con Eriksen perché ne è stato fin troppo parlato e non c'è nemmeno nessuna retorica, ma è veramente banale parlare di un uomo che fa un gesto del genere. Voglio parlare delle prestazioni, voglio ricordare la partita con la Roma dove ha preso 8 senza né segnare né fare un assist. Prestazioni continue e perennemente sopra la sufficienza, veramente top 3 simbolo del 2021. Con questo si conclude questa speciale classifica. Io vi ringrazio ragazzi, vi auguro un buon Capodanno da parte di tutto lo staff di Milan Inside. Vi ringrazio, vi ricordo gentilmente il like, iscrivetevi. Attivate la campanellina, in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram, il sito bellissimo www.acmilaninside.com. Io vi ringrazio, ancora auguri di buon Capodanno e sempre Forza Milan.